mamita. Por favor, no me hagas sufrir más. Istruttori di questa scuola di danza che stasera davvero ha dato mostra di sé, ha fatto capire quanto sia bello ballare, quanto sia bello stare insieme, ma soprattutto quanto sia bello anche ottenere dei risultati. Salve, buonasera. 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 Allora, questi due signori che hanno deliziato tutti con un bellissimo valzer, anzi un dolcissimo valzer inglese, vero? Vero, verissimo, è il ballo che mi piace più in assoluto. Anche dei begli abiti abbiamo visto, quanto conta l'abito in scena? Beh, io direi un 50%, comunque la mise è una cosa molto importante, com'è importante la mima facciale, com'è importante tutto al di là di un programma, uno deve fare scena comunque. Devo dire che i ragazzini, le bimbe soprattutto, erano incantate dal tuo abito che svolazzava e i maschietti secondo me sognavano di essere il ballerino, vero? Mi fa molto piacere. Io noto tutto perché comunque quando si sta dietro le quinte, quindi quando si osserva tutto con un certo criterio, davvero si percepiscono delle sfumature che magari gli altri non riescono neanche a vedere. Da quanti anni voi ballate? 4 anni. Come 4 anni? Rimango delusa così. 4 anni, io sono 2 anni che sono bloccata da un ginocchio e quindi in pratica è 2 anni che balliamo e abbiamo vinto 2 titoli nazionali. Li vogliamo ricordare? Campione italiano 2005. E in B2 e campione italiano 2006 in B1. Ecco, qui si parla di campione italiano, campione europei, abbiamo sentito dire un sacco di titoli stasera, ma io credo che sia davvero importante. È vero o no che, ahimè, nelle emittenti anche locali, come lo siamo noi, non si vede spesso questo genere di ballo? Questo genere di ballo non si vede spesso e soprattutto non è pubblicizzato per niente, quindi ci sono trasmissioni a livello Rai, però non è il ballo in sé per sé, è uno show, punto e basta, il vero ballo non si vede e ci dispiace molto. Effettivamente è così, noi cercheremo attraverso la nostra trasmissione, attraverso anche Stefano, riuscire a venirvi a far visita più spesso possibile, perché davvero ci fa piacere, anche perché abbiamo visto tante giovani ragazze che appunto si davano un grande affare, quindi è veramente un piacere. Vogliamo comunicare qualcosa, visto che ci stanno guardando sicuramente, un messaggio dai loro istruttori? Beh, io aspetto tutti alla nostra scuola perché ci divertiamo, ci appassioniamo ogni giorno di più, cerchiamo di trasmetterlo ai nostri allievi e niente, ballare fa bene, gratifica e ci tiene in allenamento soprattutto. Deve essere logicamente un divertimento prima di tutto. Adesso tutti saranno curiosi, coppia in ballo, coppia anche nella vita? Sì. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Take a hold of my.
giovanissimi ballerini hanno fatto emozionare il pubblico, Andrea e Sara. Ciao, benvenuti. Benvenuti. Ciao. Ciao. Allora ragazzi, A1, voi siete in questa categoria, ci spiegate cosa vuol dire? Ecco, la categoria A1 è una classe di appartenenza degli amatori. Infatti gli amatori si dividono in più classi, A1, AS, internazionale. Un gran sacrificio il vostro, però state girando davvero tutta Europa, così mi dicono, vero? Abbastanza, direi. Che soddisfazioni provate? Tantissime, è proprio il ballo che è una soddisfazione. E quanto balli? 13 anni. Accidenti, da sempre, quanti anni hai? 20. E allora da sempre, tu? 21. Quindi anche tu da sempre? Sì, sempre insieme a lei. Ragazzi, complimenti, voi non siete coppia nella vita come gli altri ballerini che abbiamo intervistato fino ad adesso, ma siete coppia fissa, chiaramente, artisticamente parlando. C'è complicità tra di voi? Sì, abbastanza. È necessaria, quindi? Sì. Sì, sì. Dove sperate di arrivare? O meglio, dove aspirate ad arrivare? Le nostre aspirazioni sono molto alte, come del resto credo tutti i ballerini che ballano. Ma si spera per ora di migliorare sempre di più e arrivare più alti in Europa. Bene, questo mi sembra un ottimo obiettivo. Allora, scuola di danza, sensazione di movimento, per voi è anche questo secondo me un grande risultato, insegnare lì? Tantissimo, dà tantissime soddisfazioni avere allievi di una certa importanza, perché alla fine anche i nostri allievi partecipano a qualche piccola gara e ci danno soddisfazione. E quindi poi si esulta, io immagino magari quando un gruppo, abbiamo sentito durante la serata i nomi di tanti gruppi, team bronzo, team one, insomma tanti, li avete visti anche nelle immagini, credo che per un istruttore appunto ottenere un risultato, quindi vincere con questi ragazzi, magari anche fuori da casa, sia davvero una soddisfazione immensa. Sì, soddisfazione tantissima. A questo punto, visto che ci staranno sicuramente guardando anche i vostri bimbi, un messaggio per loro è necessario. Io auguro a tutti di provare almeno una volta nella vita a ballare, perché è un'esperienza che ti segna nel cuore. Ragazzi, complimenti davvero. Grazie. Grazie. Summer's